Mazara torna a essere protagonista del Mediterraneo. Mazara oggi rappresenta la continuità. La continuità, siamo arrivati alla 7ª edizione e nella continuità è la persona che va ricordato, l'idea che va rappresentata e portata avanti si chiama Giovanni Tombiolo. È partito dal nulla Giovanni come idea, ma ha prodotto questo grosso evento che oggi credo che sia non solo invidiato da tutta la costiera del Mediterraneo, ma soprattutto una risonanza anche a livello nazionale e oltre i nostri confini. Mazara è una città multiculturale e multietnica e ben felice di ospitare e sviluppare questo progetto. Mazara è nelle condizioni di abbracciare questa realtà e voglio semplicemente ricordare che l'anno scorso più di 100.000 visitatori sono venuti qui a Mazara. Non solo per le bellezze, per la nostra casba, per il nostro polmone pulsante di quella che è la vita e le tradizioni della nostra città. Mazara abbraccia e desidera e quasi pretende che questa 7ª edizione non finisca con questo numero, ma si continui sempre ogni volta a maggiorarne di uno, perché crediamo in questo sviluppo e soprattutto in questo rispetto, perché l'unica cosa che bisogna tenere presente è che Brusiland, che fra altre cose abbraccia i prodotti della terra e i prodotti del mare, non è altro che un momento di conoscenza e di associazione fra i saperi e i sapori. Allora, volendo tutto questo e lavorando con una sinergia con tutti quelli che gli addetti ai lavori e non addetti ai lavori, io ritengo che questa manifestazione, questo evento non possa finire qui oggi. È una manifestazione alla quale nessun paese che ha una sponda sul mare dovrebbe mancare, e anche quelli che hanno soltanto acque interne, perché è veramente interessante. In questo caso la Costa d'Avorio come, diciamo, partecipa? La Costa d'Avorio partecipa a Brusiland da ormai la prima edizione e quindi ha grandi interessi a sviluppare rapporti con la marineria di Mazara e con il sistema agroalimentare siciliano. A Mazara la Costa d'Avorio ha dei residenti? No, a Mazara no. Però in Sicilia sì. Sì, in Sicilia è una comunità di circa 500 persone. Edizione nel segno di Giovanni Tombiolo, del quale chiaramente, oltre ad avere il dovere di onorare la memoria, dobbiamo certamente recepire la grande eredità immateriale che ci ha lasciato, e quindi da un lato queste relazioni importanti che vanno certamente alimentate, ma accanto a questo il perseguimento di quelle politiche che ci siamo trovati più volte a condividere. Il Mediterraneo è un luogo straordinario con potenzialità enormi, 46.000 km di coste, 27 paesi, tante potenzialità, e quindi la nostra pesca ha certamente bisogno che queste relazioni possano sviluppare con la pesca, l'agricoltura e l'agroalimentare, quindi c'è bisogno di avviare questi processi che ci possano condurre a un piano di gestione del Mediterraneo per consentire a tutti di poter lavorare in sicurezza e di poter proprio esprimere le potenzialità delle aziende. In questo la regione chiaramente è presente, è molto vicina, con tutta una serie anche di misure comunitarie che stanno aiutando le nostre aziende a crescere, soprattutto ad innovarsi, perché dobbiamo affrancarci da un vecchio concetto che era quella della mera produzione agricola di materie primarie o di estrazione del mare dal pescato. Rappresenta sempre un appuntamento estremamente importante, raggruppare a Mazara in Sicilia una quantità di rappresentanti che provengono soprattutto da tutto il mondo africano, che per noi rappresenta sempre un mercato di interesse eccezionale. Forse ancora non c'è questa percezione, ma sono convinto, come ho detto anche nel mio intervento, che per noi tutto il mondo africano rappresenta un momento di grande importanza, sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista di assicurazione della pace e della tranquillità in questo territorio che nel passato, negli scorsi secoli, rappresentava il centro della cultura, dell'arte e di tutte le professioni del centro del Mediterraneo, come dicevo. Quindi sarebbe un peccato non continuare su questa linea.